I think the girls with their nails done now. Bene ragazzi, ciao amici di Fisherland e benvenuti a un nuovo video. Ragazzi, oggi facciamo un video un po' particolare. In realtà la mia intenzione era quella di fare un video unboxing, ma chiaramente visto che la gran parte delle novità che sono arrivate oggi nel mondo Favorite, ve lo dico subito, come vedete qua dietro abbiamo un assembramento, ma è un assembramento legale in questo caso. Quindi nel mondo Favorite sono gran parte delle canne le novità in assoluto arrivate, quindi veniva un po' male aprire i pacchi in diretta. Allora ho pensato, faccio un unboxing di tutte quelle che sono le novità, e non sono pochissime, del mondo Favorite. Poi vi invito già da subito a scrivermi qua sotto nei commenti se qualcuna di queste canne secondo voi meriterebbe una recensione vera e propria come facciamo noi di solito. Vi posso assicurare che qualcuna di queste canne, non solo una, merita appunto un attenta unboxing. Ma andiamo veloce, perché vi voglio parlare di quelle che sono le novità arrivate appunto del mondo Favorite. Oggi vi parlerò delle nuove arrivate Skyline A, e poi le vediamo bene un secondo da vicino. Vi voglio parlare delle nuove Bluebird Compact, due misure arrivate. A differenza delle altre, queste sono le BB1, quindi le New Bluebird, quindi esteticamente quella che è la nuova New Bird, però compact, quindi contenuta nel tubo, canna in 4-5 sezioni, eccetera eccetera. Vi voglio parlare anche velocemente della mitica X1 Speciale Italia, arrivata nella nuova grammatura 7615M, quindi una 40 grammi molto molto interessante. Ma il protagonista di questo unboxing non potrà essere altro che la nuova X1 monopezzo da casting. Quindi chiaramente qua sotto tutte queste canne sono già disponibili presso il nostro sito internet e le trovate linkate qua sotto in descrizione, ma trovate qua sotto in descrizione anche linkato il canale YouTube del distributore di Favorite Ufficiale Italia, che è la All Captain. Dico Captain perché sennò l'amico Pinuccio mi tira le orecchie, quindi la All Captain TV. Quindi andate su YouTube, andate a visitare il canale perché è molto interessante. E il simpaticissimo Daniele Vinci ci dà qualche informazione sull'utilizzo, soprattutto in acqua dolce, di queste X1 monopezzo. Ma vi posso assicurare che ho evidenziato già in un paio, due o tre di queste azioni, anche un utilizzo secondo il mio punto di vista molto interessante in mare, quindi da una parte per la spigola e dall'altra parte invece per lo spinning sulle mangianze. Quindi andiamo a vedere immediatamente, come facciamo di solito, andiamo un po' veloce, vi sembrerà un po' un casino sto video, ma poi alla fine secondo me ne esce fuori una bella cosa. Vi voglio parlare anche di una novità, non è una novità, in realtà di una cosa carina di Fisher, ma rimanete con noi alla fine del video, ve la faccio vedere. Quindi passiamo immediatamente in un solo soffio a quelle che sono le custodie delle novità. Quindi questa, come vedete, è la custodia rigida della Bluebird nuova, quindi BB1 804 è una delle due misure, abbiamo la 764 che è la seconda misura. Chiaramente questa, abbiamo la Ultra Light T, in questo caso la Light T, vi ricordo, sta per cima in tubular. La custodia di queste canne chiaramente è rigida, quindi per il tubo e per il trasporto. Abbiamo anche un foderino, come vedete, in stoffa plastico con la scritta Favorite Bluebird e il codice sopra. Vi voglio fare vedere perché vi ricordo non essere vere e proprie recensioni, ma ci tengo a farvela vedere. L'estetica che poi identifica questa canna, riferimento diverso rispetto alla Bluebird precedente, che è quindi l'estetica della New Bluebird, quindi con tutti questi vari Eva tagliati a mustacciolo, la nostra placca con questo disegno di carbonio, Bluebird scritto in questo modo. E quindi vi invito ad andare a vedere la recensione della Bluebird classica, e vedete della New Bluebird classica da Light Spinning, e poi trovate anche quello, chiaramente vi ricordo essere canne da spinning leggero. Poi invece passiamo a una canna che da spinning leggero assolutamente non è, una canna extrissimo fast, quindi che è la nuova Skyline, arrivata in questo caso in Italia. Il codice in questo caso è SKY, vedete, Sky A
a differenza delle Skyline che abbiamo imparato a conoscere grazie all'acquisto di un amico, di un cliente amico, che mi ha ordinato le Skyline TZ perché l'aveva vista appunto sul sito della Favorite. Ho provato a fare richiesta all'azienda, ho aspettato un pochino e sono arrivate benissimo. Andate a vedere anche il video recensione di quelle canne, sappiate quindi che queste Skyline sono esattamente uguali ma sono più economiche, perché cambia il tipo di impugnatura, che in questo caso ha il manico in Eva, adesso ve lo faccio vedere, ma il codice appunto della canna finisce con la A in questo caso, perché invece che col TZ, perché TZ stava per torzite, che era poi la parte che portava veramente in alto il costo di quella canna. Questa sicuramente non è una canna economica, perché stiamo parlando della serie che vedete incustodita qua dietro, stiamo parlando di una canna che si aggira dai 210 euro, se non sbaglio 250 euro, in una marea veramente di misure che vanno dalla 7,6 se non sbaglio a una 9,02, quindi come lunghezza. Quindi A sta per alconite, che ha la differenza sostanziale che poi si ritrova nel prezzo. Quindi la serie che vedete nel video nella mia recensione è TZ, quindi anello intorsito, in questo caso A sta per Fuji alconite, ma sempre Fuji alconite. Quindi arriviamo subito a vedere questa, che secondo me è una delle due cose molto 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 interessanti di tutta questa unboxing. Cambiamo di nuovo inquadratura e vi voglio fare vedere l'estetica di questa Skyline. Scusate, la potete poi andare a vedere chiaramente anche le differenze tecniche rispetto all'altra. Devo dire, una canna che mantiene le stesse tecnologie dell'altra, ma con questo manico in Eva la rende molto molto più racing, mantenendo però un chiaro ed evidente punto classico, con queste bordature oro secondo il mio punto di vista. Da questa parte abbiamo la placca a cono, placca assolutamente Fuji originale, carbonio messo un po' da tutte le parti, da questa parte la scritta Skyline e da questa parte abbiamo chiaramente il simbolo del carbonio, che in questo caso la fa da padrone, Torai 46 ton. In questo caso abbiamo questo che è il codice di questa canna, ma anche questa non deve essere, non vuole essere assolutamente una diciamo recensione, e quindi sappiate che sono arrivate anche, per chi di voi era interessato, le Skyline con il manico in Eva, in questo caso, e l'anello Fuji alconite. Veniamo quindi a vedere, abbiamo visto la Canada Light Spinning, la New Bluebird, abbiamo la Skyline, qua abbiamo una speciale Italia, come vedete non ve la apro in realtà perché esteticamente a livello funzionale esattamente come tutte le altre, ma di nuovo un plauso in questo caso, perché in effetti una 40 grammi nella lunghezza 7,6 mancava, visto che questa è una canna che vi potrei consigliare da utilizzare moltissimo come pesca, sì da terra medio potente, ma assolutamente per la pesca dalla barca spinning, grazie al suo manico offset ne garantisce una forza sul tiro veramente impressionante. Quindi trovate anche questa diciamo nella una nuova stringa sulla serie speciale Italia, secondo il mio punto di vista una misura molto interessante e azzeccata su questa tipologia di canna. Veniamo ora alla seconda novità, secondo me ne vale la pena, su questa sicuramente faremo una recensione dettagliata, perché vi voglio fare vedere la particolarità innanzitutto della custodia, come facciamo di solito, che non è nient'altro che una calza che contiene le nuove X1 monopezzo da casting. Bene, qua ci sarebbe da fare un sacco di cose, innanzitutto per qualche consiglio sull'utilizzo andate a vedere, come vi dicevo, il canale della Hot Captain TV e l'amico Daniele Vinci che le fa vedere e ne consiglia qualche cosa sull'utilizzo. Per quanto riguarda la canna invece ve la faccio vedere, in questo caso credo di aver aperto così al volo una 2 once, una canna che viene proposta in 4 versioni diverse, lunghezze tutte 7 piedi tranne questa che è la 2 once, quindi 56 grammi di potenza di lancio, che è invece 7,2 come lunghezza, grammature che passano dalla 21 grammi alla 28, alla 30, alla 40 2 grammi fino ad arrivare alla 56, quindi secondo il mio punto di vista lunghezze, grammature scusate, azzeccate. Qua devo dire che innanzitutto una piccola nota, questo studio è stato fatto dal team Italia, quindi è stata fatta una richiesta esplicita a Favorite nel costruire queste canne, non facili devo dire, come dice appunto Daniele, non facile nella costruzione, perché la conicità, mantenendo lo stesso tipo di carbonio che 24 ton come siamo abituati a
ad avere sulle nostre X1 con un rapporto qualità-prezzo come all'X1 non era assolutamente facile. L'estetica e la cura con cui è fatta questa canna, secondo il mio punto di vista, è disarmante. Voglio farvela vedere un secondo da vicino. Vedete, io spero che si possa vedere anche inciso nell'eva, molto duro, molto bello, conico sopra e conico anche sotto, con il tappo chiaramente sempre con il suo logo Favorite, in questo caso incisa la My New Favorite, quindi è una cosa che troviamo scritto su quasi tutte le canne. Placca chiaramente con il grilletto, come lo chiamo io, per l'utilizzo assoluto del mulinello appunto da casting rotante. Abbiamo in questo caso la parte a vite, mi piace molto, con l'eva riportato sopra come riporto di estetica, e poi abbiamo l'estetica classica. Adesso ve la faccio vedere da questa parte perché non mi ci sta per lunghezza, perché è una monopezzo. In questo caso, come vedete, abbiamo la 7 piedi e 2, ok, Favorite X1, quindi una 56 grammi, ma poi anche qua andremo a fare un'attenta recensione insieme. Quindi qualche consiglio che io vi darei per quanto riguarda il discorso del mare: io per giocare spesso e volentieri vado a pescare anche in mare, diciamo a casting. Trovo una delle tecniche più interessanti da utilizzare a casting la pesca alla spigola, perché spesso ci troviamo a pescare in condizioni dove il lancio ha bisogno di una certa precisione. Come voi sapete, il mulinello da casting ci dà questa cosa in più, ci dà la possibilità di frenare l'artificiale in aria quando lo vogliamo noi e di avere molto più controllo appunto nel lancio o lancetto. In questo caso questa canna X1 nel monopezzo offre una 21 grammi, che oltre ad avere tutte quelle che sono le possibilità di utilizzo in acqua dolce, trova, secondo il mio punto di vista, la 21 grammi molto molto interessante l'utilizzo sulla spigola pescata a gomma, senza ombra di dubbio, o con qualche hard bait di medio piccole dimensioni. Arriviamo poi alla 28 grammi, che mantiene comunque ancora una certa spiccata azione di punta, quindi ha ancora una buona sensibilità di punta. Per qualche gomma più pesante la vedrei quasi quasi anche per qualche jig, e iniziamo a entrare poi nel mondo della pesca spinning un po' più pesante, un po' più maleducato, ma è dove poi ci divertiamo tutti, nello spinning dalla barca sulle mangianze. La 28 grammi sicuramente molto più diciamo interessante, con utilizzo di jig che vanno dai 10, 15, 20, ma la possiamo spingere anche ai 25 vedendola così, ma poi l'andremo a provare sicuramente. E troviamo in assoluta tranquillità la 42 grammi come canna spettacolare per questa pesca. Quindi dovremo utilizzare a questo punto un mulinello da casting piuttosto grande, piuttosto capace, ma perché no, per qualcuno che volesse, diciamo, intraprendere questa pesca, queste sono le canne giuste, senza dover per forza andare su delle canne costosissime. Vi ricordo che queste canne, anche qua se non sbaglio, vanno dalle 80 alle 100 euro circa. Sono solo 4 le misure, i modelli, 3 le misure 7 piedi e una misura la 7 piedi 2, divise poi per tutte le grammature. Quindi anche questa chiaramente sarà una canna che avrà modo di essere vista in una nostra attenta recensione, ma ancora di più ve lo dico subito, perché io la 28 grammi, come sapete, amo le canne piuttosto leggere, la 28 grammi non escludo addirittura di andare a provare anche la 21 grammi. Appena ne avrò l'occasione andremo a fare un test dalla barca per vedere un po' anche quello che è il tiro. Chiaramente potenza inaudita sotto tutti i punti di vista. A questo punto le diciamo novità, per modo di dire, Favorite sono terminate qua. Quindi vi ricordo ancora qua sotto in descrizione, nei messaggi, scrivetemi se vi fa piacere fare vedere magari da vicino più una canna che un'altra. Provvederemo immediatamente a fare una attenta recensione. Vi voglio far vedere l'ultima cosa, che con Favorite poco c'entra, ma il distributore è lo stesso, quindi è la All Captain che distribuisce Fish. Io oggi vi voglio far vedere una chicca. Questa chicca ha bisogno di una storia, questo poi ne sentiremo parlare, perché questo oggetto ha dietro una storia, c'è una storia del perché a quasi un anno di distanza dalla sua uscita, e solo ora lo possiamo vedere. Ve lo voglio fare vedere, è un packaging meraviglioso, meraviglioso, ve lo faccio vedere. Si parla di Fish, si parla quindi di Black Minnow. Guardate il packaging di questa scatoletta, in assoluta tranquillità vi posso dire che non è un oggetto in vendita, questo lo sottolineo, perché questo è un oggetto che non è in vendita, viene riportato anche sulla scatoletta. Guardate la semplicità, ma nello stesso tempo l'attenzione con cui la Fish ha fatto questo packaging, in cui io, si apre in questo modo, si apre lo sportellino e all'interno, signori miei, troviamo un Black Minnow misura 3
come vedete, in un colore diciamo limitato. Questo è un oggetto di Fish che è stato fatto in previsione appunto delle fiere che ci dovevano essere nel 2020, ma siccome che a causa della situazione le fiere sono andate poi a non potersi fare più, questo oggetto è rimasto in poche parole negli scaffali per un po' di mesi. Era un peccato non poterne godere, quindi ve lo faccio vedere. Vi ricordo che questo non è in vendita, ma vi posso dire che di questo oggetto veramente a breve ne sentirete parlare. Quindi grazie a tutti ragazzi per essere stati con noi, spero che questa unboxing un po' strana vi sia piaciuta. Abbiamo un po' frugato in quelle che sono le novità, come vedete Favorite è sempre in piena. Devo dare due voti, devo dare il voto numero uno, sempre devo dirlo, un 10 pieno a Favorite, perché prende sempre, comunque mette sempre nel posto giusto le cose giuste, sapete che a questa cosa ci tengo molto. Però devo dare anche un voto 10 al Team Italia che ha progettato e ha fatto creare questa canna, perché questa canna da casting con questo rapporto qualità prezzo, questa estetica, questo dettaglio e questa diversa funzionalità in base alle proprie grammature, cosa che non è semplice fare sullo stesso fusto con lo stesso carbonio in assoluto, avendo delle quattro canne diverse pur essendo abbastanza ravvicinate come grammatura, non è facile. Poi le vedremo appunto nella recensione. Quindi prendo un 10 anche il Team Italia che ha chiesto di costruire questa canna. A questo punto ragazzi, grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci sui nostri social, qua sotto in descrizione chiaramente trovate tutto quello di cui abbiamo parlato. Se vi è piaciuto il video condividetelo, mettete un like, iscrivetevi al canale, qualora non l'aveste ancora fatto attivate le notifiche. Mi raccomando, a questo punto io e tutto questo assembramento di Favorite, la prima volta che dico assembramento senza paura, vi salutiamo e come sempre vi dico io, che la pesca sia con voi. I think the girls with their nails done now.